Sta per iniziare e va ora in onda la 34esima puntata di The Rock Band History, la rubrica a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Puntate in onda ogni giorno da lunedì alla domenica, lunedì 10 alla domenica 16 settembre 2012, per ben 4 volte al giorno, tutti i giorni. A mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 e alle ore 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, Set Central European Time, su Saiuz Web Network in www.saiuzwebradio.net. È disponibile anche nel nostro blog e sito da riascoltare quando volete. Bene, cari amici web radio ascoltatori, un calorosissimo ben ritrovati ancora una volta per quest'altra puntata di The Rock Band History, la 34esima, come avete sentito. Quindi procediamo sempre alla grande con la storia dei Queen. Anche questa settimana procediamo, come vedete stiamo dedicando davvero tantissime puntate a questa storica band grandiosa e mitica che ha fatto davvero grande il rock con le sue stupende composizioni. Eravamo arrivati al 1988, dove i Queen appunto si ritrovarono in studio cominciando a lavorare ad un nuovo disco, e i quattro adottarono anche nuove regole per la registrazione del materiale, per cui alla fin fine poi anche c'è il discorso che chi ha sentito le altre puntate sa bene, venne adottata la dicitura parole e musica dei Queen, evitando così i vari dissidi che erano sorti fra i quattro membri della band, soprattutto per la scelta dei singoli. E appunto la copertina The Miracle di quest'album eccezionale anticipava poi, così un po' a One It All, esemplificò la ritrovata coesione della band. Il loro ultimo lavoro, quindi, che contiene 5 singoli, si piazzò così al primo posto in Inghilterra, dove vinse in una settimana il disco di platino, ed in altre nazioni, mostrando ulteriormente la varietà dei generi, arrivò subito in classifica ai primissimi posti. Abbiamo sonorità tipiche dei Queen, dal pop rock di Breakthrough al pop di The Miracle, fino all'hard rock di Scandal e a One It All, eccezionale, stupendo brano di cui vi ricordo anche il video che mi piaceva tantissimo all'epoca, fino al funky di The Invisible Man. E alla fine di novembre di quell'anno del 1988, i Queen, galvanizzati dal successo di The Miracle, che risollevò dopo alcuni anni le loro quotazioni anche negli Stati Uniti, dichiararono alla stampa di essere nuovamente pronti per rientrare in studio. Tuttavia però l'assenza di un tour e le sempre più rare apparizioni di Freddie in pubblico, di Freddie Mercury, il mitico cantante, ricordo ovviamente, è sottinteso per coloro che non lo dovessero sapere, ma chi non lo sa, ma non importa, anche se non sapete non vergognatevi, non c'è problema, miei giovani o anche non giovani web radio ascoltatori e web radio ascoltatrici, siamo qui anche per imparare, sapere, conoscere. E quindi appunto le rare apparizioni di Freddie Mercury in pubblico alimentarono le speculazioni dei media sulla salute del cantante, e Mercury, decidendo di mantenere la notizia segreta per proteggere anche la propria privacy dalla stampa scandalistica britannica, si limitò a dire che la decisione di non compiere un tour era dovuta alla voglia di rompere il binomio, naturalmente il solito binomio, diciamo, album tour degli anni passati, che naturalmente caratterizza un po' tutte le varie hard rock band o rock band in genere, perché di solito abbiamo visto anche con i mitici Led Zeppelin o i Black Sabbath o i Deep Purple, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, all'uscita di un album, ovviamente, come spesso accade, ma di consueto, vi era sempre il tour relativo all'album. E nel 1989 May e Taylor, Brian May e Roger Taylor, rispettivamente il chitarrista ed il batterista dei Queen, parteciparono a Rock Aid Armenia, progetto a favore delle vittime del terremoto del 1988, altro stupendo album che io veramente ho ascoltato parecchio a quell'età. Il 4 dicembre uscì Queen at the Beep, un album comprendente 8 canzoni registrate dal quartetto in 2 sessioni negli studi della BBC nel 1973. Perdonatemi il mio anno di nascita, quindi stupendo anche ricordare, vabbè, divago un po', e non solo per quanto riguarda
riguarda il mio anno, ricordare che la BBC poi ha veramente realizzato delle cose stupende live, e gli inglesi in questo sono sempre avanti, e chissà cosa hanno in quegli archivi lì alla BBC in London, famosa, anche famosi studi dove registravano, e dopo di conseguenza sono anche usciti vari album live. E un omaggio merito la BBC per le strepitose registrazioni che fa, sia soprattutto musicalmente, anche divulgando cultura musicale, e specie all'epoca con i mezzi che c'erano, erano davvero avanti, strepitosi questi inglesi. Infatti parliamo di loro anche questa volta, una band britannica, e quindi andiamo avanti. Sì, nel 1990, anno in cui si festeggiò il ventennale della carriera dei Queen con una festa monumentale a base di luci laser, le voci su Freddie Mercury, malato di AIDS, AIDS, HIV, come volete dire, purtroppo divennero sempre più insistenti. E in seguito ad un'apparizione in pubblico del cantante il 18 febbraio del 1990, per una premiazione per il contributo dato alla musica britannica ai Brit Awards, in cui apparve molto dimagrito e provato, e alla morte per AIDS dell'amico cantante Grzanovic. E per cercare di ridurre queste voci, il cantante si esibì così, facendo vedere un test negativo alla malattia. Davvero molto triste tutto questo, mi dispiace doverlo anche annoverare qui fra le cose da dire, però purtroppo è una cosa molto molto indecente e triste da dire che uno debba fare queste cose per... E sempre nel 1990 il gruppo decise inoltre di lasciare la Capitol Records e di cambiare casa discografica per quanto riguarda la distribuzione in Nord America, e la scelta cadde sulla Hollywood Records. A marzo dello stesso anno poi uscì il secondo album dei The Cross, Mad, Bad and Dangerous to Know, altre cose veramente storiche. Nonostante fosse molto debilitato dalla malattia, Freddie Mercury non abbandonò la sua attività con il gruppo, e il 14 gennaio del 1991 venne pubblicato Innuendo, sia l'omonima canzone, che io naturalmente adoro come album e anche come canzone nel Regno Unito, sia Headlong negli Stati Uniti, raggiunsero i primi posti come singoli del disco, subito le classifiche in testa. Il primo che arrivò a vendere in una settimana oltre 100.000 copie fu appunto Innuendo, rappresentando così una piccola opera rock composta di varie parti, tra cui l'assolo di flamenco eseguito da Steve Howe e May, e collegata direttamente anche a Bohemian Rhapsody come tipologia, diciamo. E il disco, pubblicato il 4 gennaio del 1991, segna un parziale ritorno dei Queen alle origini, chiudendo così idealmente quel cerchio artistico che la band aveva fatto negli anni e nel percorso naturalmente della sua carriera, e abbandonando un po' l'anima pop dance degli anni precedenti. E lo stile musicale degli anni 70 venne così recuperato e rinnovato, un po' facendosi un po' di varco tra nuove sonorità, e rappresentando così una maturità davvero importante dal punto di vista compositivo e musicale. Headlong, altra hit che io adoro, e The Hitman rappresentano un po' l'anima hard delle regine dei Queen, unite un po' al valzer da teatro. I'm Going Sliding Mad, altro pezzo che adoro. Io quell'album veramente l'adoro davvero tutto, non solo perché l'ultimo forse, ma perché me lo sono davvero ascoltato quando uscì, e come si suol dire, mi sono veramente rovinato il CD a furia di ascoltarlo con la testina. No, non era naturalmente. Naturalmente poi il pop rock di I Can't Live With You e il soft rock di These Are The Days Of Our Lives. Ad inizio maggio del 1991 i Queen tornarono a Montreux, altro storico posto, vi ricordo, fantastico di Montreux, ci sono passati tutti, da Montreux sono passati veramente tutto, per ritornare subito al lavoro per un nuovo album. May iniziò inoltre un tour radiofonico in Nord America per promuovere il nuovo sound della band, e il chitarrista ebbe un'ottima accoglienza, dimostrando i progressi dei rapporti con il pubblico statunitense, dovuto anche alla mediazione della nuova casa discografica. E ad ottobre di quell'anno, del 1991, venne pubblicato Greatest Hits secondo, Greatest Hits the Second, diciamo pur così una sorta di continuazione del precedente Greatest Hits, comprendente 17 canzoni degli anni 80
appunto sempre dei Queen, posizionandosi al primo posto in classifica, anche questo schizzo subito in alto. Per promuovere questa compilation uscì un nuovo singolo, The Show Must Go On, tratto appunto dall'album Innuendo, e questa antologia venne nuovamente accompagnata da una raccolta di video Greatest Flicks Second. Nel corso degli ultimi mesi del 1991 le voci riguardanti una grave malattia di Freddie Mercury si fecero sempre più pressanti e confermate anche dall'aspetto davvero sofferente del cantante nelle rare occasioni in cui apparve in pubblico. Il 23 novembre del 1991 Freddie Mercury decise di annunciare ufficialmente attraverso un comunicato di essere risultato positivo al test dell'HIV e di essere malato di AIDS. Il giorno seguente Freddie Mercury scomparse prematuramente all'età di 45 anni a causa di una broncopolmonite fomentata appunto dall'AIDS nella sua casa di Earl's Court. Tributi e messaggi di cordoglio cominciarono ad arrivare da tutto il mondo, con numerosi fan che si radunarono per tutta la notte davanti alla sua abitazione. Tra le ultime volontà, Freddie Mercury dichiarò di voler contribuire a sostegno del Terence Higgins Trust, una delle più importanti associazioni impegnate nella lotta contro l'AIDS. Per commemorare il cantante, May scelse di pubblicare un singolo contenente Bohemian Rhapsody e These Are the Days of Our Lives, i cui proventi vennero donati all'associazione, e questo, che venne stampato nel giro di una settimana, vendette oltre 100.000 copie in soli 7 giorni, arrivando alla prima posizione delle classifiche inglesi e risultando il singolo più venduto nel Natale di quell'anno del 1991. Il videoclip di These Are the Days of Our Lives fu l'ultimo girato da Freddie Mercury il 31 maggio del 1991, ma rimasto inedito fino ad allora. Bene, cari amici, con questa triste appunto notizia, ma si sa, purtroppo è finita così, ed un omaggio, io farei anche un minuto di silenzio e ed alziamoci in piedi commemorando il grande e mitico Freddie, grandissimo artista. Mi sto per emozionare, chiedo scusa, per me era davvero un grande frontman, cantante, tutto quello che era, artista eccezionale. Si chiude questa puntata di The Rock Band History. Vi ricordo che, cari amici, ci trovate sempre in www.sciencewebradio.net, che è il blog dove lasciarci tutti i post che volete, contattarci e scriverci, nonché le nostre email che sono info@science.com, gianluca@science.com, riccio.incazzato@science.com e luca@science.com. Ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook appunto con il nome Science Web Radio, poi seguiteci con Twitter con il nome @Science, ed infine YouTube con il nome Science Radio, tutto attaccato minuscolo, troverete le cose che il mitico e grande Science ha caricato per voi. E vi ricordo che con il mese di settembre 2012 sono ripartite le nostre rubriche e trasmissioni che erano rimaste così ferme per la pausa estiva di agosto, e quindi le dirette dei lunedì sera vi aspettiamo appunto i lunedì dalle ore 22 con Gianluca, il sottoscritto, Luca del mitico e grande Science, e le dirette web anche dei venerdì sera con il nostro Riccio Incazzato, i lunedì dalle ore 22 e i venerdì dalle ore 21.30. Da Gianluca è tutto, ciao!